Grazie.
Io l'ho anche vista, non è che. Dai, ci sono delle armi, che non sei andato in blackout anche se. Ok, se vuoi puoi partire. Attendi. Amici della Pallamano, Luca Boninsegna vi dà il benvenuto alla Gasteinhalle di Bolzano. Recupero della settima giornata della Serie A Berretta. I padroni di casa dell'SSV Bozen ospitano i Diavoli Neri del Merano in quello che si preannuncia un derby spettacolare. Nella Pallamano ci sono partite. Queste partite non ci sono scuse, non ci sono giustificazioni. Queste partite conta il passato, conta solo il presente. In queste partite i valori si azzerano. In queste partite conta solo la voglia di vincere, di sacrificarsi per il compagno e di gettare il cuore contro l'ostacolo. Queste partite sono i derby. E questo è il 40° derby tra Merano e Bolzano. Due squadre che si conoscono alla perfezione, tante le volte che hanno giocato contro sia in precampionato sia negli ultimi anni. Il Bolzano guida questa speciale classifica con 25 vittorie a fronte delle 13 del Merano, mentre un solo pareggio nei 39 precedenti tra Merano e Bolzano. Le squadre si stanno schierando sul terreno di gioco. Ultimi saluti, ultimi preparativi. Le squadre si presentano a questo appuntamento in maniera differente. Il Bolzano viene da una partita sofferta, mentre il Merano ha saltato la sfida di sabato scorso contro il Trieste, causa positività dei giocatori giuliani. Ma tutto è pronto, si attende solo il fischio dell'arbitro. Si comincia! Bolzano con la classica maglia bianca, Merano con la maglia nera. Bolzano che attaccherà da sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Bolzano che si schiera con la formazione tipo Soner e Greganic alle ali, Udovicic e Giulio Venturi a terzini, centrale Dejan Turković, autore sabato scorso di una prova mostruosa. E Dejan Turković riparte da dove aveva lasciato. Primo gol per il Bolzano firmato dal solito Dejan Turković. Ora il Merano in attacco. Merano un'importante assenza tra le fila meranese, oltre a il portiere Lorenzo Martelli mancheranno il terzino sinistro, il terzino destro Max Prantner, fermato da un problema alla spalla, e all'ala sinistra mancherà Alex Freund per un problema alla caviglia. Dunque Merano rimaneggiato, ma Merano che sicuramente venderà cara la pelle. Intanto batti e ribatti, palla che rimbalza, il più veloce di tutti è Oliver Martini a recuperare il pallone sulla linea dei 7 metri dopo una palla vagante, e firma così il pareggio 1-1. Oliver Martini che in questo inizio di stagione è veramente esploso e ha coronato questo grandissimo inizio di stagione con la sua prima convocazione in nazionale, bagnata anche da un gol al debutto. Tanto Giulio Venturi si inserisce e si sblocca Giulio Venturi, e questo è un bellissimo segnale per il Bolzano. Quanto sabato scorso Giulio Venturi non aveva segnato, ma siamo già dall'altra parte. Attenzione Glisic, fermato in maniera irregolare, tiro dai 7 metri per il Merano.
e 2 minuti a Erik Udovičić. È stato molto bravo Glišić a trovare il varco tra primo e secondo e a beffare Erik Udovičić, che in ritardo ha solo potuto fare fallo da dietro. E dunque 7 metri per il Merano. Si appresta la battuta a Luka Stricker. Luka Stricker contro Hermones. Finta di Luka Stricker. E rete! Lukas Stricker 2-2. Dicevamo in precedenza della rete di Giulio Venturi. Giulio Venturi è stato criticato per la prestazione di sabato scorso contro il Siracusa. 0 reti per il terzino. Oggi, dopo soli 2 minuti, è già andato a segno. Intanto il Bolzano si gioca l'inferiorità numerica senza portiere. È entrato l'allenatore e giocatore Mario Sporcic, eccolo in possesso di palla. Mario Sporcic cerca il pivot, la porta è sguarnita, il Merano non tira. Glišić, palla che scarica Visentin! Hermones quasi ci arrivava con un balzo felino, si è lanciato letteralmente il portiere bolzanino, ma non ha potuto impedire alla palla di entrare in rete. Il Merano che si porta a condurre per 3-2. Ancora Dejan Turković, scambio con Sporcic. Esce il pivot, chiama lo schema Bolzano. Giulio Venturi si alza, finta di tiro, palla che rimane stagnante. L'azione del Bolzano si blocca, cercano un fallo, lo trova Giulio Venturi. Ora può riorganizzare l'attacco il Bolzano. Ancora 30 secondi di inferiorità numerica per i biancorossi. Giulio Venturi fermato in maniera energica da Oliver Martini, che si prende anche la prima ammonizione. Venturi. Passano i secondi, Bolzano che ritorna al completo, è rientrato Hermones tra i pali. Mario Sporcic, scarico per Greganić, si alza il braccio del passivo. Bolzano che deve andare a concludere e non riesce ad andare a concludere, palla recuperata dal Merano. Petricevic prova a impostare l'azione, scambio con Nocelli. Glišić, ancora Petricevic, si alza Petricevic, ma c'è un blocco irregolare di Oliver Martini, palla recuperata dal Bolzano. Siamo già dall'altra parte con Dejan Turković, palla intercettata e palla recuperata dal Merano. Petricevic pensa al lancio, ci ripensa, decide di organizzare l'azione. Scivola Glišić, Petricevic decide di pensarci su. Intanto è entrato Luka Stricker al posto di Petricevic per l'attacco. Esce Oliver Martini. Glišić. Nocelli prova il destro. Lorenzo Nocelli, un missile. Hermone speffato. Grandissima gol di Nocelli. Merano 4, Bolzano 2. Turković, scambio con Venturi. Udovičić, anche lui in ombra sabato scorso contro il Siracusa. Palla scaricata al pivot, ennesima palla persa del Bolzano. Petricevic si distende in seconda fase. Petricevic si mette in proprio. Petricevic cost to cost del Montenegrino. E Merano 5, Bolzano inchiodato a 2, ma tante palle perse per i biancorossi. Bolzano riprende da dove aveva lasciato contro il Siracusa, tante amnesie soprattutto in attacco, e ancora una palla persa gratuita, non forzata. È stato bravissimo Leo Pantner a recuperare il pallone. E ora il Merano a fare la partita. Glišić, scambio con Luka Stricker.
esce Oliver Martini, scambio con Nocelli. Ilicic prova l'uno contro uno, ci ripensa, palla che scappa via, palla recuperata dal Bolzano. Ora il Bolzano ha la chance di accorciare, prova in velocità con Giulio Venturi, si alza, scarico per Dejan Turković. Leo Prantner con molta energia va a stoppare l'azione. E intanto time out per il Bolzano. Mario Sporcic ha visto abbastanza in questi primi minuti e vuole scuotere la sua squadra. Time out Bolzano. Sporcic molto arrabbiato, ha provato a scuotere i suoi. Evidentemente non sono ancora riusciti a togliersi tutta la ruggine che questa lunga pausa forzata ha provocato nelle gambe dei bolzanini. Udovicic, scarico per Venturi, Martin Soner ci prova lui, Soner traversa! E se anche Martin Soner non segna, suona un campanello d'allarme per il Bolzano. Martin Soner e Dejan Turković sono le ancore a cui si aggrappa il Bolzano nei momenti di difficoltà. E ora il Merano con una formazione giovanissima in campo prova ad allungare il vantaggio. Ilicic intanto litiga col pallone, Leo Prantner, Luca Stricker prova l'uno contro uno, scarica per Ilicic, si alza Ilicic, blocca addirittura Hermones. E ora il Bolzano prova a distendersi in velocità con Udovicic, Dejan Turković, tiro e parata di Hannes Kristanel. Ed è la prima parata di Hannes Kristanel, oggi chiamato a sostituire intanto dall'altra parte Oliver Martini. Merano 6, Bolzano 2, seconda rete per Oliver Martini. Dicevamo di Hannes Kristanel che è chiamato al difficile compito di non far sentire l'assenza di Lorenzo Martelli. Hannes Kristanel che in questo inizio di campionato ogni qualvolta è stato chiamato in causa ha risposto presente, soprattutto nelle vittorie casalinghe contro Epan e contro... Intanto attenzione! Vito Marino accorcia per il Bolzano, lasciato troppo libero sui 6 metri. Intanto dall'altra parte risponde l'altro pivot, non riesce a prendere la palla Oliver Martini, chiede scusa al compagno perché il passaggio era eccellente, non è riuscito a controllare il pallone. Intanto dormita del Veranesi che non si accorgono, passaggio di Ilicic per Nocelli che era girato, la palla è scappata via, grandissima ingenuità del Merano. E ora il Bolzano ha la ghiotta opportunità di accorciare. Greganic e Hannes Kristanel. Parata importantissima di Hannes Kristanel che di fatto cancella l'errore dei suoi compagni in attacco che avevano buttato via il pallone. Non è saputo approfittare il Bolzano. Un po' strana, questo derby deve salire di livello, è una frase un po'... sicuramente si sente l'assenza del pubblico, in un derby il pubblico è fondamentale e giocare in un palazzetto deserto un derby è ancora una palla persa, questa volta del Merano. Bolzano in velocità, Giulio Venturi cerca Marino, 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 tiro, rete! Marino! Seconda rete per lui!
Anche lui era rimasto a secco contro il Siracusa, oggi già due reti nei primi 10 minuti per il nuovo pivot bolzanino. Ma ancora una palla persa gratuita da parte del Merano. Tantissime palle perse da una parte e dall'altra. 4 per il Bolzano, 3 per il Merano in soli 10 minuti di partita. Luca Stricker trova l'uno contro uno. Luca Stricker trova il varco ma non trova la porta. Palla che sfila sul palo e sfila sul fondo, ma siamo già dall'altra parte con Sporcic. Sporcic scambio con Udovicic, si riorganizza l'attacco del Bolzano. Dejan Turković, adesso Sporcic a giocare da terzino destro, prova di nuovo a cercare il pivot, tutto chiuso per vie centrali. Sporcic chiama lo schema, alza il braccio, incrocio per Dejan Turković. Dejan Turković uno contro uno, colpito al volto Dejan Turković da Oliver Martini, che sportivamente chiede subito scusa. Non c'è stata cattiveria, ma il colpo c'è stato, colpo del tutto fortuito, ma ha colpito il viso del forte centrale bolzanino, quindi giusti 2 minuti per Oliver Martini. E ora il Bolzano deve assolutamente sfruttare questa ghiotta occasione. Superiorità numerica, vediamo come se la giocheranno i biancorossi. Mario Sporcic, Udovicic, Turković cerca il varco, scarico per Sporcic, Sporcic trova il buco, Sporcic traversa e ancora una volta il Bolzano non riesce a trovare la via del gol. Aveva trovato il varco giusto Mario Sporcic, ma ha battuto la palla con troppa veemenza sul terreno di gioco, la palla che poi è andata a impattare sulla traversa. Intanto anche il Merano decide di giocarsi l'inferiorità numerica senza portiere. Al ruolo di pivot entra Andy Stricker, uno degli ex di questa partita, 2 stagioni a Bolzano per il pivot meranese. Luca Stricker prova l'uno contro uno, tutto chiuso, va a sbattere contro il muro. Vicentini intanto, Nocelli si alza al braccio del passivo, deve andare a concludere il Merano, ci prova Luca Stricker con uno contro uno dei suoi, si prende un fallo, braccio del passivo che rimane alzato, il Merano deve andare a concludere. Nocelli, Glisic, Luca Stricker, scarico per l'ala, Vicentin con grandissima freddezza, Vicentin va a segnare dall'angolo, battuto Hermones, grandissima gol per Vicentin, seconda rete per lui. Intanto dall'altra parte Greganic, Dejan Turković, si alza Turković e quando si alza Turković c'è poco da fare, seconda rete per Dejan Turković. Dejan Turković che detiene anche il record di marcature nei derby, 105, 107 con le due di oggi, le rete per il centrale italo-croato nel derby Bolzano-Merano. Intanto Merano è di nuovo al completo, è rientrato Hannes Christanels tra i pali. Leo Brandtner scarico per Glisic, palo pieno, palla che rimbalza, Greganic prova a involarsi, più veloce Leo Brandtner lo raggiunge e gli impedisce un contropiede facile, ma intanto Turković, ancora lui, Dejan Turković. E ancora una volta il Bolzano nelle difficoltà, si aggrappa al suo bomber. Nocelli, scambio con Leo Brandtner, sale Leo Brandtner, prova l'uno contro uno, Leo Brandtner scarico per Stricker, Glisic, si alza Glisic, murato,
Non riesce a trovare la via del gol Glišić. Sfortunato nell'azione precedente, in questo caso è andato proprio a sbattere contro il muro bolzanino. Andy Stricker per Luca Stricker. Nocelli, uno contro uno di Nocelli. Colpito anche lui fortuitamente al volto. Ammonizione per Marino. Aveva provato per vie centrali Lorenzo Nocelli. Luca Stricker si inserisce intanto Visentina a doppio pivot. Prova a muovere così la difesa del Merano. Stricker scarico per Leo Prantner. Leo Prantner non riesce a controllare il pallone. Bolzano recupera palla. Lancio lungo per Greganic che recupera il pallone ma non può andare al tiro. Sfuma così il contropiede del Bolzano che ora prova a costruire l'azione a difesa schierata. Udovicic, scarico per Venturi, Sonerer, si sblocca anche Martin Sonerer e va a impattare 7-7. Si vede anche nell'attacco del Merano Petricevic, è uscito Glišić. Nocelli è passato a terzino sinistro. Intanto l'uno contro uno di Luca Stricker, tutto chiuso di là. Il Bolzano sembra aver risintonizzato la difesa. Ora più compatte le maglie biancorosse. Merano fatica a trovare la via del gol. Da diversi minuti non riesce a trovare la rete. Prova Luca Stricker con uno contro uno, Leo Prantner, Nocelli, parte il tiro, non va. Bolzano che ora ha la possibilità di portarsi a condurre il match con Dejan Turković, ma Hannes Kristanel gli dice di no. Petricevic imposta alla seconda fase, Petricevic, Nocelli, ancora Petricevic si alza lui ed è... E a Merano questo è il suo compito, Petricevic, quando i giovani sbandano, è chiamata la sua esperienza per riportare l'ordine nell'attacco meranese, per questo che Jürgen Prantner ha fortemente voluto tenere a Merano. Petricevic va a segnare la sua seconda rete. Intanto Turković prova l'uno contro uno, scambio per Venturi. Venturi per vie centrali, Erik Udovicic, palo pieno, palla che rimbalza. Petricevic, scarico per Visentin. Hermones gli dice di no. Grandissima parata del portiere brasiliano. Intanto dall'altra parte risponde presente Hannes Kristanel. Paralocca al pallone, scarico per Leo Prantner. Leo Prantner, Merano che allunga, 9-7. Bravissimo Hannes Kristanel addirittura a bloccare il pallone e a lanciare il contropiede della velocissima ala meranese. E poi per Leo Prantner è stato un gioco da ragazzi depositare il pallone nel 7. Nelle file del Bolzano è entrato il giovane Valchia. Venturi prova a sfondare per vie centrali, tutto chiuso. Vediamo in possesso di palla Jonas Valchia, giovane su cui si dice un gran bene. Ora ha la possibilità in questo derby di far vedere cosa vale. Eccolo Valchia e sblocca subito Jonas Valchia, grandissima rete. Senza paura è entrato il giovane bolzanino, è andato subito a concludere, a trovare la sua prima rete. Intanto Luca Stricker fa un passo di troppo a detta degli arbitri e pallone recuperato dal Bolzano. Ancora Valchier in possesso di palla. Chiama lo schema Dejan Turković, alza il braccio,
posizione al pivot. Ora vediamo lo schema che ha chiamato taglio di Martin Sonerer a doppio pivot, fanno un blocco per Dejan Turković. Dejan Turković si inserisce e trova un 7 metri Dejan Turković. È stato molto bravo Dejan Turković a trovare il pertugio cui inserirsi e a trovare un 7 metri che sarà lo stesso Dejan Turković a battere. Dunque Dejan Turković contro Hannes Kristanel. Si prende qualche minuto Dejan Turković. Turković blocca Kristanel, palla che gli ritorna in mano e poi sulla ribattuta Dejan Turković va a realizzare il pareggio 9-9. Bravo e fortunato il numero 23 Bolzanino. Gli aveva detto di no alla prima conclusione Hannes Kristanel, ma poi il pallone gli è ritornato tra le mani e sulla ribattuta è stato bravo Dejan Turković. Intanto dall'altra parte Petricevic, Nocelli, ancora Petricevic, prova l'uno contro uno, difende bene Giulio Venturi. Ha qualcosa da dire l'arbitro alla difesa biancorossa. Fino adesso un derby correttissimo. Stricchia prova l'uno contro uno, Nocelli prova il missile, non va. Lancio lungo per Martin Sonerer, Martin Sonerer gli frana addosso Visentin. Martin Sonerer riesce comunque a segnare, due minuti anche per Luca Visentin. Si arrabbia Jürgen Brandner col suo giocatore dicendo da dietro non potevi più intervenire, lascialo tirare. Ora oltre al gol anche la beffa dei due minuti, ingenuità per il giovane meranese che aveva iniziato molto bene la partita. Ora il Merano in inferiorità numerica, come sempre Jürgen Brandner decide di togliere il portiere, al suo posto entra col numero 3 Gabriele Jakmet. Giovane giocatore proveniente dal mezzo corona, ma intanto Jürgen Brandner decide di disegnare lo schema per questa inferiorità numerica. Time out Merano. Rientrano le squadre in campo dopo il time out. Merano che era partito meglio del Bolzano in questo primo tempo, poi c'è stato il rientro della formazione biancorossa che ora conduce per 10-9. Nel Merano qualche ingenuità di troppo, come è normale che sia visto la giovane età della squadra meranese. Che in questo primo tempo non ha fatto sentire le numerose assenze, soprattutto Max Brandner tra i terzini è un'assenza che pesa, anche perché il Merano deve giocare senza mancino di ruolo tra i terzini e questo comporta che l'attacco vada tutto verso il centro. Ora vediamo come ha disegnato lo schema Jürgen Brandner. Un po' di confusione nelle fila del Merano. Luca Stricker uno contro uno, Petricevic, scarico per Luca Stricker, Nocelli prova ad inserirsi, si alza il braccio del passivo, Luca Stricker non trova un varco, cade per terra,
conquista almeno 9 metri, ora il Merano deve andare alla conclusione. Si recupera Petricevic, si alza Petricevic, muro, palla che ritorna a Petricevic. Scarico per Nocelli, sotto mano di Nocelli, deviato, palla che finisce sul fondo, ma rimane in possesso il Merano. Braccio del passivo che rimane alzato, Merano deve andare a concludere. Si alza Nocelli, Nocelli colpito al volto da Mario Sporcic. Ingenuità di Mario Sporcic, da quella posizione difficilmente Nocelli avrebbe potuto fare qualcosa. La spinta è stata abbastanza plateale, è caduto Nocelli, era sotto passivo, da quella posizione sbilanciato difficilmente Nocelli avrebbe potuto concludere. E ora il Merano può attaccare in superiorità numerica. Luca Stricker, si alza lui, Petricevic, scarico per Leo Brandtner. Leo Brandtner, freddissima l'ala meranese, seconda rete per lui. Dejan Turković intanto prova a cercare il pivot, palla che scappa via. L'arbitro ha visto una trattenuta di Petricevic, anzi no, non è una trattenuta, Petricevic ha toccato il pallone col piede, dice l'arbitro, lo sta mimando chiaramente. Petricevic dice me l'ha tirata Turković sul piede, è rimasto fermo, dice, ma tant'è, l'arbitro ha visto un tocco di piede e 2 minuti per il numero 23 meranese. Il Bolzano ad attaccare con l'uomo in più e senza portiere. Dejan Turković, palleggio di Dejan Turković, scarico per Greganić, si alza Greganić, va a segnare Greganić sotto le gambe di Hannes Kristanel. Il giovane pivot Romei proverà a attaccarsi, a giocarsi questo attacco col doppio pivot il Merano. Nocelli, scarico per Luca Stricker, va a scontrarsi con Greganić, volevano un fallo di sfondamento i giocatori bolzanini, proteste veementi della panchina bolzanina, ma l'arbitro fa proseguire il gioco. Ancora Merano col doppio pivot, Nocelli, si alza lui, Nocelli, palla che scola sopra la traversa. E Bolzano che riconquista il pallone. Venturi, Turković. Ancora 5 secondi. Bolzano, ecco, Bolzano di nuovo è completo. Ora può organizzare l'attacco in superiorità numerica. Anche il Bolzano prova ad attaccare col doppio pivot. Scarico per Sonerer. Ci ripensa Venturi. Attacco del Bolzano che non gira, palla che rimane ferma. Prova a pagare la cauzione Dejan Turković e quando Dejan Turković si alza si sa già dove va a finire la palla. Quinta rete per Dejan Turković, che con questa rete raggiunge le 1576 marcature in maglia biancorossa. Oramai a tutti gli effetti è entrato nella storia del Bolzano Dejan Turković, elemento imprescindibile per i biancorossi. Tanto il Merano con Luca Stricker, Oliver Martini prova a cercare un varco, scarico per Luca Stricker, si alza il braccio del passivo, Oliver Martini si inventa centrale e prova un sottomano che va a sbattere contro il suo compagno di squadra, dunque palla recuperata dal Bolzano. Ora il Merano in seria difficoltà in attacco, non riesce a trovare la via del gol. Bolzano adesso ha la possibilità di allungare a 3 le reti di vantaggio. Chiama lo schema Turković, Giulio Venturi, ancora Dejan Turković. Dejan Turković, è sempre lui. Dall'altra parte il Merano prova a rispondere
disperato bisogno di un gol. Nocelli, Nocelli di uno contro uno di Lorenzo Nocelli, lascia sul posto Martin Sonnerer e va a freddare Hermones. Grandissima gol di Lorenzo Nocelli, che riesce finalmente a trovare la via del gol dopo diverse conclusioni che avevano mancato completamente la porta. Seconda rete per Lorenzo Nocelli. Intanto dall'altra parte Dejan Turkovic cerca di trovare il pivot, recupera palla Oliver Martini. Petricevic, siamo già dall'altra parte, Petricevic prova l'uno contro uno, ci ripensa, scarico per Leo Brandner, scarico per Yakmet, Yakmet! Manca la porta Gabriele Yakmet, pallone che gli è proprio scivolato dalla mano, si guarda anche infatti la mano, chiede scusa ai compagni Gabriele Yakmet, pallone che gli è proprio scivolato via. Aveva giocato molto bene questa azione il Merano, va portato al tiro Gabriele Yakmet con tanto spazio. Tanto Giulio Venturi, prova a inserirsi Giulio Venturi e il Bolzano ha tanto bisogno delle reti in attacco di Giulio Venturi. Seconda rete per lui. Tanto Luca Strick, Nocelli, Petricevic, uno contro uno, ancora una volta lasciato sul posto Martin Sonnerer, che questa volta può solo commettere fallo da dietro. 7 metri per il Merano, ma seconda volta che Martin Sonnerer si lascia scavalcare con troppa facilità. Quindi ghiotta occasione per il Merano con Luca Stricker. Luca Stricker che fino adesso ha segnato solo su 7 metri. Luca Stricker, freddissimo Luca Stricker, batte Hermones. Merano 12, Bolzano 14. Quando ci apprestiamo a entrare nell'ultimo minuto di questo primo tempo, il Bolzano cerca di organizzare quella che potrebbe essere l'ultima azione del primo tempo. Chiama lo schema Mario Sporcic. Jonas Falchia. Mario Sporcic si alza lui, scarico per il pivot, palla che scappa via. Hannes Cristanella recupera Romei. Romei prova a lanciarsi in contropiede, litiga col pallone. Romei, palla. Leo Brandner trova Oliver Martini sulla linea dei 7 metri. È successo di tutto in questo contropiede. Lancio di Cristanel per Romei, che è stato caparbio a mantenere il possesso del pallone. Ha scaricato sull'ala per Leo Brandner, che ha trovato sui 6 metri Oliver Martini, che è stato freddissimo a battere Hermones con la sua terza rete. Merano meno 1 dunque. Ma il Bolzano che ha l'ultimo attacco a disposizione. Ultimi 15 secondi. Venturi. Falchia. Sporcic. Ci prova lui. Sporcic. Sotto le gambe di Cristanel. Rete di Sporcic. 3 secondi per il Merano per andare a concludere. Ci prova Nocelli da centrocampo. Non va. Finisce così il primo tempo. Bolzano 15, Merano 13, un primo tempo dalle tante facce. Merano che è partito molto meglio del Bolzano, poi è salito in cattedra Dejan Turkovic e ha guidato alla riscossa i biancorossi. Ora Bolzano che conduce per 15-13. Ora una breve pausa, a risentirci tra qualche minuto per il secondo tempo. Guardando tutto il
Esce ancora Oliver Martini, Nocelli, Lucas Stricker, si alza lui, Lucas Stricker va a segnare la prima marcatura del secondo tempo e si è sbloccato finalmente anche dal campo Lucas Stricker. Nel primo tempo aveva segnato solo dai 7 metri, quindi prima rete dal campo per Lucas Stricker. Il Merano ha tanto bisogno delle reti del suo capitano. Dejan Turković intanto, scarico per Udovičić, Udovičić, Hannes Kristanel risponde, Hannes Kristanel con la faccia dice di no a Greganić, doppia parata incredibile di Schnulli. Intanto Petricevic butta via letteralmente il pallone nel cercare di trovare Martini sulla linea e il Bolzano che ritorna così in possesso del pallone, ma in precedenza era stato bravissimo a immolarsi Hannes Kristanel, un primo frangente a dire di no a Erik Udovičić e sulla ribattuta addirittura con la faccia ha parato il tiro di Greganić. Tanto Udovičić, scambio con Turković, Leo Prantner ruba il pallone con un fallo, dice l'arbitro. Era stato velocissimo Leo Prantner a rubare il pallone dalle mani di Erik Udovičić. Ma ha visto un'irregolarità l'arbitro. Intanto Udovičić si alza, Erik Udovičić va a depositare il pallone dove Hannes Kristanel non può arrivarci. E finalmente si riesce a sbloccare anche Erik Udovičić. Erik Udovičić che aveva iniziato questo campionato nel migliore dei modi, poi la lunga pausa non gli ha fatto bene, forse è il giocatore che più ha sofferto la lunga pausa. Ma siamo già dall'altra parte con Petricevic. Petricevic traversa Oliver Martini sulla ribattuta. Oliver Martini va a siglare per il Merano. Merano 15, Bolzano 16. È stato lestissimo Oliver Martini a prendere il pallone sulla ribattuta della traversa. Quarta rete per il giovane pivot meranese, che quest'anno sta disputando una stagione eccellente. Se n'è accorto anche Riccardo Trillini, che l'ha voluto con sé con la nazionale. Intanto Giulio Venturi prova a cercare un varco, si alza il braccio del passivo Dejan Turković, scambio con Udovičić di posizione, Venturi prova a cercare Greganić sulla linea, Greganić litiga un po' col pallone Greganić, ma poi riesce a prendere il controllo della palla e depositarla in rete. Bolzano 17, Merano 15. Tanto Nocelli, Luca Stricker, scambio con Nocelli, scivola Nocelli, si tuffa Venturi, recupera il pallone il Bolzano, bravissimo Venturi a lanciarsi sul pallone. E queste sono le immagini che ci piacciono, questi sono derby, quando i giocatori si lanciano, si tuffano per terra a recuperare un pallone, perché ogni pallone ha il suo peso. Bolzano ora con la palla del più 3. Vediamo come gestirà l'attacco. Chiama lo schema Dejan Turković. Si inserisce Sonerer. Turković, scambio per Udovičić. Udovičić scappa via, tutto aperto. Si apre la difesa del Merano. E Erik Udovičić a gioco facile a battere Hannes Kristanel. Tanto dall'altra parte Petricevic,
uno contro uno di Petricevic, fermato molto bene da Martin Sonerer. Ferma il tempo l'arbitro, terreno che è bagnato, prova a asciugarlo, o peggio, c'è tanta pece sul parquet, probabilmente nel punto dove nell'azione precedente si era buttato Giulio Venturi, è rimasta una striscia di pece. Ora cercano di pulire il campo. Ora Almerano deve assolutamente trovare la via del gol per rimanere aggrappato a questa partita e non lasciare scappare via i bolzanini, che lasciare un vantaggio superiore alle tre reti al Bolzano poi diventa difficile colmarlo. Ma ancora tutto aperto. Luca Stricca, Nocelli, Petricevic, Andy Stricker, esce lui, scambio con Petricevic, Petricevic prova ad alzarsi, ci ripensa, Petricevic cerca il pivot, non lo trova, si mette in proprio, scarico per Nocelli, palla all'ala per Leo Prantner e Hermones gli dice di no. Hermones si sblocca, anche lui in questo primo tempo non c'è stato bisogno delle sue parate, solo tre parate nel primo tempo, questa è la sua quarta parata. Intanto il Bolzano, Udovicic che in questo secondo tempo ha ritrovato la via del gol, palla per il pivot, Marino tutto chiuso, molto bene in questo frangente Andy Stricker in difesa, ha fermato con facilità Vito Marino. Dejan Turković chiama lo schema, Udovicic, palleggio di Udovicic, palla che rimane ferma, si libera Udovicic, uno contro uno, Erik Udovicic adesso è letteralmente tornato in partita, si è sbloccato Erik Udovicic, tre reti consecutive per lui. Intanto dall'altra parte Andy Stricker supera Hermones e questo è un buon segnale per il Merano che aveva disperato bisogno di trovare di nuovo la via del gol, aveva bisogno di rivedere muoversi la rete. Dall'altra parte Udovicic prova il finta al tiro, ci ripensa, riaffida la palla a Dejan Turković che chiama nuovamente uno schema. Ora il Bolzano sembra avere il controllo della partita. Turković finta di scambio, bellissima azione di Dejan Turković che libera tutto solo Vito Marino che spreca malamente. Tanto dall'altra parte Andy Stricker litiga col pallone, la palla finisce a Hermones che lancia Greganić, Greganić in contropiede, Greganić! Bolzano 20, Merano 16, scappa via il Bolzano. Merano ora in netta difficoltà, era stata graziata in precedenza da Marino, non è saputo concretizzare il Merano e ora si trova sotto di 4 reti. Petricevic si alza lui, palo pieno di Petricevic, si tuffa Udovicic per controllare il pallone, Bolzano che recupera la palla, Merano che sembra adesso in seria difficoltà. Anche il linguaggio del corpo dei giocatori meranesi non lascia presagire nulla di buono. Teste basse per i meranesi che in attacco stanno facendo veramente molta molta fatica. Si sente l'assenza di Max Prantner, un mancino di ruolo. E non solo un mancino, anche un goleador. Intanto Turković gli dice di no, Hannes Kristanel, la palla che ritorna a Greganić. Ancora una volta Kristanel. Ed è l'esperto portiere meranese che cerca di tenere vive le speranze del Merano. Hannes Kristanel sta tenendo vive le speranze dei Diavoli Neri. Seconda doppia parata per Hannes Kristanel. E Jürgen Prantler ora chiama time out. Vuole provare a disegnare un attacco perché il Merano ha estremamente bisogno di trovare di nuovo la via del gol.
Suona la sirena, squadre che rientrano in campo. Abbiamo visto la lavagnetta di Jürgen Prantner disegnare lo schema. Ora vedremo se i giovani diavoli neri riusciranno a riportare sul campo quello che Jürgen Prantner ha disegnato. Prova dalla panchina lo stesso Jürgen Prantner a dare una scossa ai suoi. Come dicevamo, il linguaggio del corpo del Merano abbastanza sottotono. Prova il taglio Gabriele Jakmet. Petricevic, Luka Stricker, Petricevic, scarico per Jakmet, palla che scappa via, Hermones la recupera e ancora una volta una palla persa per il Merano. Tanto dall'altra parte Turković, scarico per Marino che non riesce a girarsi. Ancora una volta spreca una ghiotta occasione Vito Marino. Non riesce a sfruttare in questa frangente i palloni che i terzini bolzanini gli stanno offrendo. Tanto è la panchina del Merano che prova ad applaudire i propri compagni di squadra, a cercare di dare una scossa. Intanto Martin Sonner dall'ala, Hannes Kristanel gli dice di no. E ancora una volta Hannes Kristanel a tener vive le speranze del Merano. Intanto dall'altra parte Leo Prantner. Palla che è uscita, dice l'arbitro, nel passaggio di Nocelli per Leo Prantner la palla era uscita. E quindi si riprenderà con una rimessa laterale per il Bolzano. Risultato inchiodato sul 20-16 oramai da qualche minuto. Nessuna delle due squadre riesce a trovare la via del gol, il Bolzano per scappare, il Merano per restare aggrappato alla partita. Udovicic, Venturi, prova a cercare uno compagno libero, non trova nessuno, Venturi, si mette in proprio Venturi e trova un 7 metri. Venturi non sapeva più cosa fare. Non ha trovato nessun compagno a cui scaricare il pallone e si è messo in proprio e ha trovato un 7 metri preziosissimo per i biancorossi. Ovviamente dai 7 metri lo specialista Dejan Turković. Si rinnova il duello con Hannes Kristanel. Dejan Turković e Hannes Kristanel! E ancora una volta fortunatissimo Dejan Turković, secondo rigore sbagliato e seconda volta che il pallone gli ritorna tra le mani. Ed è bravo in seconda battuta a battere Hannes Kristanel, che aveva parato il tiro ma nulla ha potuto contro il secondo tiro. Sfortunatissimo Schnulli tra i pali del Merano. Bolzano ora più 5. Petricevic, Luka Stricker, Jakmet, Hermones gli dice di no. Ora Bolzano in pieno controllo della partita. Merano che non riesce più a trovare la via della rete. Ora in seria difficoltà i diavoli neri. Ora si è vista anche l'assenza di Alex Freund dall'ala. Sta pesando anche quella. Dicevamo tre le assenze nelle file del Merano. Mentre nel Bolzano manca il solo Ratko Starcevic. Intanto Udovicic salta altissimo, non se la sente di tirare, preferisce ricostruire l'azione. Mario Sporcic, cambio di posto, Dejan Turković, Sporcic, Turković, tutto chiuso, si alza il braccio del passivo. Intanto Bolzano che deve andare a concludere. Turković, Sporcic, Bolzano che trova il tiro, Erik Udovicic trova la via del gol. Bolzano più 6, ora in pieno controllo della partita. Petricevic, Nocelli, scarico per il pivot, ennesima palla persa dei diavoli neri. Hermones prova a lanciare Greganic, troppo lungo il lancio del portiere brasiliano che alza subito il braccio a scusarsi col compagno. Intanto Petricevic, palo esterno, Merano non riesce più a segnare. Solo tre reti dei diavoli neri in questo secondo tempo. Ora Merano in seria difficoltà.
Ora prova a fare qualcosa a Jürgen Prantner cambiando la difesa in una 5-1, Leo Prantner in posizione avanzata a cercare di limitare le azioni di Dejan Turković. Intanto Udovičić non sa dove cosa farsene del pallone, lo lancia letteralmente via. Merano che ritorna in possesso di palla. Leo Prantner, scarico per Luka Stricker. Ancora Jakmet e ancora una volta Hermones gli dice di no. Merano in seria difficoltà. Terzo errore al tiro per il giovane Gabriele Jakmet, che probabilmente sente la pressione del debutto in questo derby. Venturi intanto, rete di Giulio Venturi. E oggi sembra un altro giocatore, Giulio Venturi. Intanto Leo Prantner, ora impiegato in posizione di terzino, Leo Prantner prova a fare il lavoro che di solito gli compete al suo fratello Max. Leo Prantner prova uno contro uno, Petricevic trova la via dei 7 metri. Ora il Merano ha la possibilità di muovere il tabellino, solo 3 reti per i Diavoli Neri in questo secondo tempo. Luka Stricker ora prova a segnare la quarta marcatura. Luka Stricker va a segno, Luka Stricker freddissimo deposita il pallone nel 7, nulla ha potuto Hermones. Insiste Jürgen Prantner con la difesa 5-1. Giulio Venturi prova per vie centrali, fermato molto bene da Glisic. Chiama lo schema Udovičić, schema pugno. Venturi, scambio con Turković. Cristanel dice di no, ancora una volta il portiere nativo di Lagundo a tener vive le speranze del Merano. Leo Prantner, scarico per Gai. Petricevic. Leo Prantner. Ora, dicevamo, Jürgen Prantner gioca la carta dell'ispirazione provando Leo Prantner al ruolo di terzino e Nathan Gai all'ala. Intanto Visentin è rientrato in campo. Visentin va a segnare, ma l'arbitro annulla la rete e concede un tiro dai 7 metri, dicendo che Luca Visentin aveva toccato prima del tiro l'area dei 6 metri, dunque si riprenderà con un tiro dai 7 metri. Ora il Bolzano prova a cambiare il portiere per destabilizzare Luca Stricker. Luca Stricker non si fa ipnotizzare, rimane freddissimo Luca Stricker e va a segnare la 18ª rete per il Merano. Turković intanto, Udovičić, Leo Prantner ferma l'azione. Perde palla banalmente il Bolzano. Ora Merano ha la possibilità di accorciare le distanze. Petricevic, scarico per Gai, Nathan Gai dall'ala, palo pieno, ma spinta di Greganić su Nathan Gai in fase di volo. L'arbitro concede nuovamente un tiro dai 7 metri e 2 minuti per Greganić, reo di aver spinto Nathan Gai.
Hermones questa volta decide di provarci lui tra i pali. Luca Stricker si presta ad andare al tiro. Finta di Luca Stricker. Lucas Stricker, freddissimo dai 7 metri. Ancora lui. Udovičić intanto scambio con Turković. Ancora Turković, azione del Bolzano che rimane ferma, se ne accorgono gli arbitri, si alza il braccio del passivo. Bolzano deve andare a concludere e chi se non Turković va a cercare la conclusione, ma è tutto chiuso, prova a riorganizzare il tiro. Bolzano deve assolutamente concludere. Dejan Turković prova a cercare il varco, non trova nessuno, ci prova Martin Sonerer da centrocampo, facile la parata di Hannes Kristanen. Ora il Merano che, come ha dimostrato nella trasferta di Bolzano, di Coversano, scusate. Intanto Nathan Guy dall'ala, rete! Nathan Guy! Prima rete per lui, Merano che sta rientrando in partita pian piano. Ora sono solo le tre le reti di vantaggio del Bolzano. Stavamo dicendo, come ha dimostrato a Coversano, il Merano guai a darlo per morto. Come i gatti a 7 vite il Merano. Sa risorgere anche nei momenti di difficoltà e ora lo sta dimostrando sul campo del Bolzano. Ottimo anche il cambio in difesa. Leo Brandner sta giocando molto bene la 5-1 impedendo le trame dei bolzanini e ora Mario Sporcic decide di parlarci su. Dell'arbitri, squadre che rientrano in campo per gli ultimi 10 minuti di questa partita che Bolzano sembrava avere sotto controllo, ma ora si sono complicati un po' da soli la vita con qualche palla persa di troppo. Il Merano ora è rientrato a meno 3, quindi ancora tutto aperto per questi ultimi 10 minuti. Continua a giocare la 5-1 il Merano, che tanto ha messo in difficoltà il Bolzano. Intanto Venturi prova il varco, Giulio Venturi è un altro giocatore rispetto a quello di sabato scorso. Giulio Venturi si sta prendendo diverse responsabilità, soprattutto adesso che Dejan Turković ha marcato l'uomo e stabilisce una certa distanza tra le due squadre. Intanto scarico per Petricevic, 21esima rete del Merano con Petricevic. Bolzano in attacco senza fretta, gioca anche con il cronometro, ora l'esperta squadra bolzanina. Intanto c'è un fischio dell'arbitro, il campo è bagnato, c'è da asciugare. Del Bolzano, che è uno dei campi più scivolosi di tutto il panorama italiano, sono tanti i giocatori che si sono lamentati del parquet della Gasteiner Halle. Si vocifera che venga rifatto, ma si gioca sempre sullo stesso terreno di gioco.
Udovicic chiama il pivot, Venturi, Udovicic prova lo scambio con Venturi, Venturi esterno della rete, palla che non entra, ultima possibilità per il Merano con Oliver Martini, Oliver Martini accorcia, Oliver Martini e tiene vive le speranze del Merano e tiene vivo questo derby. Merano che non vince in casa del Bolzano addirittura dal 2009. Allora si giocava il derby in Serie A2. Ci fu l'ultima vittoria del Merano nella Gasteiner Halle. Intanto Greganic e Hannes Christanel, bravo a dirgli di no. Petricevic, scambio con Leo Prantner. Luca Stricker, Hermones, Hermones dice di no e la palla che rimane in possesso del Bolzano, parata importantissima di Pedro Hermones. Se il tiro di Luca Stricker fosse entrato sarebbe valso il meno 2 per il Merano, ma coi sei di mano non si fa la palla a mano, Bolzano rimane avanti di 3 reti. Venturi, però l'uno contro uno, scambio con Turković, palla persa, Oliver Martini recupera palla, Oliver Martini! Proteste dei bolzanini per la palla rubata di Oliver Martini, ma è stato bravissimo il pivot meranese a riconquistare palla, a involarsi tutto solo in contropiede. Merano ora meno 2. Quando mancano 5 minuti alla fine della partita, Udovicic, Turković, Turković, sfondamento del Bolzano, rimane a terra intanto Dejan Turković, rimane a terra, si sentono le grida di dolore di Dejan Turković, speriamo non sia nulla di grave. Gli arbitri avevano fischiato un blocco irregolare, si rotola a terra Dejan Turković, ora si alza. Entra in campo anche il medico. Dejan Turković sembra poter proseguire. Non so se sia più il dolore o la rabbia per il centrale italo-croato. Questo ci fa ovviamente piacere che non sia nulla di grave per Dejan Turković. Ora va a sincerarsi delle sue condizioni Oliver Martini. Ma Dejan Turković ora deve uscire, deve lasciare il campo. Per 3 attacchi Dejan Turković non potrà giocare. Questo è il nuovo regolamento. Quindi costretto a uscire Dejan Turković e per i prossimi 3 attacchi non potrà essere della partita. Al suo posto entra Mario Sporcic. Si accomoda in panchina dunque scuro in volto Dejan Turković. Il pallone è in mano ai Diavoli Neri del Merano che ora hanno la possibilità di portarsi addirittura a meno 1. Nocelli, scambio con Petricevic, Nocelli, scarico per Leo Prantner, trova il varco Leo Prantner, difesa in aria e trova un 7 metri Leo Prantner.
proteste di tutta la panchina del Bolzano, ma gli arbitri hanno visto una difesa in aria del difensore bolzanino. Intanto il commissario chiama gli arbitri al tavolo e ammonizione per Hansi Dalvai sulla panchina del Bolzano. Veementi le proteste del Bolzano per questo 7 metri. Cerca di mantenere la concentrazione Luca Stricker, si allontana dal punto di battuta. Rigore importantissimo questo per il Merano. Si rinnova dunque il duello Luca Stricker-Pedro Hermones. Fischio dell'arbitro, finta di Luca Stricker. Lucas Stricker, Merano è di nuovo in partita, meno uno. Ora tutto da rifare per il Bolzano, che si è visto ricucire punto a punto tutto il vantaggio che si era costruito in questo secondo tempo. Quando mancano 4 minuti dalla fine, solo una rete di vantaggio per i biancorossi. Udovičić, Erik Udovičić, allunga di nuovo lui. Petricevic intanto dall'altra parte, scarico per Martini, tutto solo, c'era un fischio dell'arbitro. Questa volta è il Merano a protestare, Oliver Martini si era trovato solo sulla linea dei 6 metri. Leo Prantner, ancora Leo Prantner, Luca Stricker, scambiano i due. Petricevic ora è chiamato a fare qualcosa, Petricevic, a far vedere tutta la sua esperienza. Merano che di nuovo fatica a trovare un pertugio. Intanto l'arbitro fa asciugare il campo, ne approfitta Jürgen Prantner per chiamare un time out e disegnare un attacco che per il Merano risulterà importantissimo. Suona la sirena, squadre che rientrano in campo. Diverso l'approccio dei due allenatori. Jürgen Prantner in maniera molto calma ha provato a spiegare l'azione, a disegnare uno schema, mentre Mario Sporcic ha provato più a motivare i suoi, ha giocato sul lato emozionale. Quando mancano solo 3 minuti alla fine, il Merano si gioca un attacco che potrebbe risultare decisivo. Petricevic, Leo Prantner, Petricevic, prova lo scavalcamento, Petricevic, sfondamento di Petricevic e quindi possibilità del Merano che si vedono ridurre a lumicino. Ora Bolzano in attacco a cercare di chiudere questa partita. Un gol del Bolzano metterebbe definitivamente la parola fine a questo derby. Mario Sporcic prova lui in persona. Venturi, Udovičić, Sporcic non trova un varco. Secondi che passano. Bolzano non ha fretta di andare a concludere. Si alza intanto il braccio del passivo. Ora deve andare a concludere il Merano. Tutto chiuso. Ora
Bolzano che deve assolutamente trovare la conclusione. Mario Sporcic, scavalcamento, Mario Sporcic, tutto chiuso. Molto bene in difesa Leo Brandtner. Ancora Mario Sporcic, un palleggio, si alza Mario Sporcic, va a scontrarsi contro la difesa, ma altri secondi preziosi che scappano. Turković, in questo frangente si è vista l'assenza di Dejan Turković. Mario Sporcic ha tirato il pallone a fondo campo, intanto Merano, Petricevic, Leo Brandtner, finta dietro la schiena, butta via il pallone Leo Brandtner. E questa è veramente la parola fine a questa partita. Si scusa Leo Brandtner, pallone che gli è proprio sfuggito via dalle mani. Ingenuità di Leo Brandtner. Ora Jürgen Brandtner chiama la difesa a tutto campo quando mancano solo 60 secondi alla fine. Bolzano più 2 e 2 reti di vantaggio. Ma Merano che ha sprecato una ghiottissima occasione per riportarsi ancora una volta in partita. Time out intanto Bolzano. Suona la sirena, squadre che rientrano in campo per questo ultimo minuto di gioco. Sono 2 le reti di vantaggio del Bolzano. E oramai questo 40esimo derby tra Merano e Bolzano sembra indirizzato. Prova ora la carta della disperazione Jürgen Brandtner con una difesa a tutto campo. Sfondamento intanto di Giulio Venturi. Ingenuità di Giulio Venturi che regala letteralmente il pallone al Merano. Intanto dall'altra parte Luca Stricker, scarico per Nathan Gai, deve andare a concludere il Merano se vuole avere un'opportunità, lo sa bene Petricevic che si alza, scarico per Leo Brandtner, viene la volta di Leo Brandtner che va a segnare una rete incredibile, al volo con una giravolta dietro la schiena è andato a battere Hermones e a conquistare anche un 2 minuti infatti per Greganic. Furente in panchina Jürgen Brandtner per l'intervento di Greganic. Ora vediamo un conciliavolo tra gli alberi e il commissario. Deve esserci anche una penalità per una sanzione per la panchina del Merano, se non abbiamo capito bene all'indirizzo di chi. Ma tant'è, il gol è valido. Merano ora a meno 1 quando mancano 33 secondi alla fine della partita. Leo Brandtner con una magia ha riaperto una partita che sembrava chiusa. Ora squadre che rientrano in campo. Bolzano in inferiorità numerica. Deve o andare a segno o portare via questi 30 secondi, giocarsi la palla. Udovicic, intanto difesa a tutto campo del Merano. Sporcic, palleggio di Sporcic, si alza il braccio del passivo. Turković, intanto è rientrato in campo Turković. Scarico per Mario Sporcic, doppio palleggio di Mario Sporcic. Palla recuperata dal Merano. 10 secondi alla fine, Luca Stricker in contropiede, dietro la schiena per Oliver Martini. Oliver Martini, pareggio incredibile del Merano. 6 secondi, Oliver Martini tornando indietro, intercetta il pallone, suona la sirena, è successo di tutto. Conciliabile degli arbitri. Suona la sirena, la partita è conclusa. Il Merano ha pareggiato 26-26, ma c'è, gli arbitri stanno parlando. Si valuta una sanzione nei confronti di Oliver Martini che ha impedito la ripresa del gioco.
Ora si parlano della distanza che ci fosse tra Oliver Martini e il giocatore. Continuano a parlare gli arbitri. Tensione tra i giocatori in campo. Si attende tutti a guardare il cartellino che dell'arbitro. Attimi di tensione, continuano il conciliabolo tra i due direttori di gara, ora anche col commissario. Cercano Oliver Martini e cartellino rosso e cartellino blu addirittura per Oliver Martini e tiro dai 7 metri per il Bolzano. Dunque gli direttori di gara hanno valutato una chiara occasione da gol, quella del Bolzano, e una chiara ostruzione da parte di Oliver Martini sulla ripresa del gioco. Dopo aver segnato la rete, Oliver Martini nel rientrare in difesa aveva impedito la ripresa del gioco. E ora Dejan Turković ha la possibilità di segnare la rete decisiva per questo derby. Tutto nelle mani di Dejan Turković. Si attende solo il fischio dell'arbitro. Ancora qualche protesta della panchina del Merano. Ecco il fischio. Dejan Turković! Bolzano fa suo il derby. Attenzione, si ferma il tempo. No! Merano voleva giocare. Ci sono 10. Il cronometro non è andato avanti. Ci sono 10 secondi ancora da giocare. Il commissario dice che il tempo è scaduto. Non si capisce bene. E fischia la fine. Finisce così il 40° derby tra Merano e Bolzano. Con la vittoria del Bolzano al Cardio Palma è successo di tutto in questo ultimo minuto. Bolzano che sembrava avere già la partita in pugno. L'ha riaperta al Merano prima con Leo Prantner e poi con Oliver Martini. E poi è stato lo stesso Oliver Martini nel rientrare in difesa a commettere un'ingenuità che ha permesso al Bolzano di conquistare un 7 metri. E Dejan Turković è stato freddissimo a segnare e a conquistare così i due punti. Dunque il 40° derby tra Merano e Bolzano finisce con una vittoria dei padroni di casa del Bolzano per 27-26. E da Bolzano è davvero tutto, con un saluto e un ringraziamento da Luca Boninsegna.